Ciao a tutti. In questo video vorrei parlare di passato e di presente. Io sono di quelle persone che credono nell'utilità e nella bellezza dell'unione e dell'alternanza fra passato e presente. Credo che non si debba dimenticare il passato, diventando fanatici sfegatati del presente, e non si debba disprezzare il presente, restando ancorati al passato. Nel passato ci sono tante cose belle che non dovrebbero mai essere dimenticate, canzoni, poesie, opere d'arte, monumenti, dipinti, le lotte e i sacrifici per la nostra libertà. Spesse volte purtroppo accade che il passato viene accantonato perché non è più commerciale, come per esempio accade con la musica. Molta musica bellissima del passato è stata accantonata, e anche molti film bellissimi del passato non vengono più dati in televisione perché non sono più commerciali. Il fatto è che non possiamo andare avanti suddividendo il mondo in commerciale e non commerciale, e dunque accantonando tutto ciò che non è commerciale, e quindi che non è in grado più di creare profitto, altrimenti le nuove generazioni nelle loro teste conosceranno solamente il commerciale, che non sempre è buono, non sempre vale, non sempre è bello. Molte delle cose commerciali non valgono niente, eppure dal punto di vista del profitto creano profitto. E il resto, magari il resto viene il non commerciale viene accantonato. Viene scartato a priori. Sarebbe terribile ciò, ma sta già accadendo, purtroppo. Bisogna sì vivere nel presente, ma non dimenticando tutto il bello del passato, che i nostri nonni, i nostri antenati ci hanno lasciato in dono. Per esempio, non dovremmo disprezzare la musica lirica, la musica classica napoletana che è pura poesia. Quante canzoni napoletane antiche ci sono che sono vere poesie, romantiche poesie. Perché queste sono patrimonio di noi tutti italiani e hanno un inestimabile valore intrinseco. Quindi, a prescindere dal loro valore commerciale, hanno un loro inestimabile valore intrinseco, perché sono vere opere d'arte, per non parlare poi dei dipinti, delle poesie, che studiamo a scuola e poi nel resto le poesie antiche che studiamo solamente a scuola, poi per il resto della vita non le leggiamo più. Per quanto riguarda l'arte è un po' meglio la cosa perché, grazie a Dio, ci sono i musei che espongono le opere d'arte anche antiche, le persone pagano per andarle a guardare. E per fortuna l'arte, diciamo, un po' si salva per questo.